Al via ieri sera 2 settembre il Bitonto Blues Festival in Piazza Cattedrale, nadire dell'evento Kelly Rucker, note della musica blues nel cuore del romanico pugliese. Dal 2 al 4 settembre torna la nona edizione del Bitonto Blues Festival, la rassegna internazionale aperta a tutti, appassionati e curiosi. Tre serate gratuite a partire dalle ore 20 in Piazza Cattedrale del centro storico di Bitonto. Ad aprire la kermesse ieri sera i Blues Fusion di Fabio Nobili Blues Project e i Bad Blues Quartet hanno rilasciato la loro intervista in occasione dell'evento di ieri sera. Un grande pubblico, è un paese meraviglioso come la Puglia, che io adoro in maniera viscerale, e comunque sì, è andata bene. Le mie sono influenze blues, perché comunque fin da ragazzo ascoltavo dalla fusion a diversi tipi di blues, e quindi con il tempo poi ho affinato un mio stile personale, cercando di includere tutte queste quei generi o comunque influenze, oppure come che si chiamano, che mi sfugge queste vibrazioni, e niente, scrivo pezzi miei, e chiaramente tutto in base a delle influenze che poi mi porto dietro da tanti anni. La musica è importante perché è un mezzo di comunicazione, e sarebbe molto importante per i ragazzi cominciare a suonare e cercare di esibirsi, scrivere soprattutto pezzi loro e portare avanti delle idee, perché attraverso la musica si portano i messaggi al mondo. Quindi secondo me la cosa importante è suonare per portare messaggi positivi. È andata molto bene, ci siamo divertiti un sacco, è stato molto emozionante, poi la location è incredibile, quindi siamo molto felici. Moltissimo, è stato veramente bello. Sì, sì. È bello vedere comunque che anche in Puglia c'è un pubblico molto attento al blues. Io personalmente non c'ero mai stato prima d'ora in Puglia e spero veramente di tornare anche a Bitonto, perché no? Il progetto è iniziato da un duo e poi per puro caso ci siamo trovati a fare musica originale in quattro. Sono successe un sacco di cose nel mentre, un sacco di esperienze molto belle, ed è vero, il blues è un genere di nicchia e anche a volte un po' strano che delle persone della nostra età lo ascoltino, ma non è così malvagio che sia di nicchia, perché appunto poi ci si ritrova a essere in questi posti che sono un po' più caldi, no? Un po' più raccolti. Sì, c'è un'attenzione diversa, cioè la differenza è quella, la musica non è più il pretesto per stare insieme, ma diventa il centro, diventa l'evento, e ogni tanto è bello assistere a festival come Bitonto che mettono la musica al centro, senza fronzoli e senza altro a sviare l'attenzione degli spettatori e anche di noi musicisti. Ritorniamo quest'anno ancora più carichi qui in Piazza Cattedrale con tre serate bellissime, con sei band che arrivano da tutte le parti d'Italia più l'ospite internazionale americano. Che dirvi? Sì, serate gratuite e in diretta streaming sui canali social Facebook e YouTube, e che continuano a vedere ogni anno da tutto il mondo. Siamo arrivati a volte anche a 60.000 visualizzazioni. Quindi continuiamo sempre così, viva il blues, viva la musica. Il Bitonto Blues Festival continua questa sera 3 settembre con la serata più internazionale sul palco. Il blues del Blues Festival ci saranno PG Petricca, Rogue Max e Giannasso. Toccherà poi alla madrina dell'evento Kelly Rucker, la cantante armonicista americana, concluderà proprio a Bitonto la sua tournée estiva in giro per l'Europa, accompagnata dal Frank Hammond Quartet. Domenica 4 gran finale con l'Hypnotic Blues, trio di Patrick Mosken e la Daniele Tenka Blues Band.